33enne è stata beccata dai paparazzi di Di Più mentre faceva shopping in un negozio di abbigliamento per bambini e precisamente nel reparto dedicato alle femminucce, dove avrebbe acquistato alcune tutine e un paio di scarpine da neonata. Non solo, una volta uscita dal negozio, l'ha stata incontrato una conoscente che le ha carezzato il pancino. C'è poi da dire che nelle ultime foto pubblicate sui social e sui rotocalchi Melissa Satta appare più rotonda del solito. Insomma, tutto lascia immaginare che la cicogna sia di nuovo passata in casa Satta Boateng dopo l'arrivo di Maddox 5 anni fa. Certo, per il momento il condizionale è ancora d'obbligo, molto probabilmente la seconda gravidanza, se confermata, verrà svelata solo qualche mese prima del parto, come già fatto con il primogenito. Almeno su questo Melissa Satta e Boateng sembrano voler mantenere il massimo riservo, ma come accennato Melissa non ha fatto mistero di aver sempre sognato un secondo figlio. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.